Buona sera, buongiorno o quel che è. Oggi cominciamo il primo Fallout di una lunga serie che mi piacerebbe portare. Piacerebbe portarli tutti, però i primi due sono particolarmente macchinosi. Quindi porterò quelli nuovi. Gioca. Avventura. Posso far partire un'avventura nuova? Perché io avevo già iniziato Fallout 76, io ho all'incirca una settantina di ore di gioco. Settantina, Dio mio, una ventina di ore di gioco. E sono infatti di livello 32. Ma non mi ricordo quasi un cazzo. Perché poi non ci ho più messo mano su. Per altri impegni, motivi vari, un gioco a cui va dedicato, a cui va prestato particolare tempo e io purtroppo non lo avevo nel periodo in cui l'avevo cominciato, quindi non ci ho dedicato il tempo necessario. Vorrei, se possibile, ricominciarlo da capo. Se mi è possibile, se mi è permesso, se mi è concesso. Quanti cazzo di problemi dà a livello grafico? Catoia. Menu. Vediamo, se si può fare. Molto semplicemente, non dovevo andare su gioca, ma su personaggio. Creiamo un nuovo personaggio. E ripartiamo, riparto nel mio caso completamente da zero. Perché? Perché mi va di giocare Fallout. In live non lo posso giocare in questo periodo perché le live sono magari un filino più brevi e quindi a cui devo dedicare un sacco di tempo. Quindi giochiamocelo fuori dalle live. Perché inizia proprio dal 76? Perché quello è l'unico che non ho mai finito. Tra il New Vegas e il 4, il 3 nemmeno ce l'ho. Fra quelli che ho, il 76 è quello che non ho finito. Volevo. Non cambia mai. Nel 1776, questa grande nazione decise che il conflitto era l'unico modo per proteggere il diritto alla vita, la libertà. E la ricerca della felicità. Se solo i padri fondatori ci vedessero ora. Da Antietam ad Amiens, da Okinawa ad Anchorage, abbiamo lottato. E ora la minaccia rossa è alle porte. La democrazia stessa rischia il collasso totale. Ecco perché oggi, 4 luglio 2076, a 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Questo enorme rifugio sotterraneo è stato progettato dalla Voltec, ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti si salveranno. Solo i migliori della nostra nazione potranno entrare in questo Vault. Poiché quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà posata, sarà ora di ricostruire. Non solo i muri, non solo gli edifici, ma i cuori, le menti. E infine, l'America stessa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, sappiamo che insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora.
76. Sono il sovrintendente. Spero che la festa di ieri vi sia piaciuta, anche a chi ha un po' esagerato e a chi si è svegliato con fatica. Tieni premuto, morto. Ok, beh. Ma è ora di uscire. Siamo segregati da troppo tempo. Sistemiamoci. Il tutto. Colore biondo, no. È quasi ora di andare, ma non dimenticherò mai il giorno del vostro arrivo al Vault 76. Provenite da ogni video. Esperienza, razza, colore e ceto sociale. Ma c'è una cosa che vi accomuna. Posso farla pallida? Siete il meglio che questo sì. Paese ha da offrire. Allora, no, il volto 3 non mi piace. No. Volto. Ok. Il mento. Aspetta, devo un attimo, abituarmi. Ok, meno profondo. Poi. No. Così mi piace. Poi. Il naso lo... No, più piccino, ecco, così, anche il ponte lo facciamo più piccino, una cosetta del genere, poi occhi, direi che... Così può andare. Colore degli occhi verde acqua. Le domande sono: tenu delle, no, non il colore della pelle, no, mio Dio, è terrificante. Devo abbassargli le labbra. Tra l'altro, ah, non posso mettergli tipo un rossetto, no? Giustamente, chiedo troppo. Ok. Ok. C'è ancora qualcosa che non mi va... No, non nella punta. Naso, tutto il naso. Oh, vedi, così. Va decisamente meglio. Guance le facciamo... un po' così. Palpebre, come il ma posso finire il colore delle palpebre? Non credo. Sospettoso. Penetrante, perdonatemi, cosa è riposato? Teniamoci riposato. Le due chiave non si vede, sti cazzi. Come posso sistemarmi il co... Oh mio Dio, ma è terrificante. Ok. Ma è il trucco il problema. Non posso tipo toglierlo? No, non lo posso fare. C'è un messaggio più. Cittadini, attacco nucleare imminente. Ma sono impegnato. Non il colore degli occhi acciaio. Così mi piace. No, non broncio. Posso farlo molto molto piccolo? Il labbro?
Una faccia è più sorridente. Ok. Posso perché è tutta la bocca in qualche modo? Contatto spesso, no? Bronzo sottile. Ah, eccolo. Così. Direi che va bene. Sembra il cattivo di Mostri contro alieni. Poi. Extra trucco. Oh, posso toglierlo. Rossetto. Il cassetto nero. Così. Stai scherzando. Aligner. No, aspetta. Dammi tutto. Fammelo fare, per cortesia. Rimuovi il rossore, rimuovi la linea delle labbra, rimuovi la linea dell'eyeliner, rimuovi l'eyeliner, rimuovi l'ombretto, rimuovi quest'altro, e no, magari qualcosina serve però. Così. Segni, direi, nessun nero, ma delle lentiggini? No, perché? Va bene. Il trucco non gli piaceva. Ecco, così mi piace. Porca troia. Questo. No, cos'era? Video, video. Macchie. Tutto di tutto. Le brughe della guancia, guance scavate, occhi scavati. Ok. Come no? Ma perché mai io dovrei avere il naso rosso? Così non sarebbe male. Ma va bene così. Poi, danni. Sfregio sulle labbra. No. Sfregio sul naso, nemmeno. Sfregio d'arco, labbra tagliate, no. Naso rotto, no. Ma perché dovrei? Ma cos'è? Ma che cazzo sono? Via, accetta. Sporco. Bene, no. Bene. Poi, B, il corpo. Così. Posso farla molto. Mi piace come non abbia nessuna influenza sulla testa, questa situazione. No, facciamola magrissima. Ah, non si può girare, va bene. Sesso. No. Voglio così. Non mi piace la bocca. Così. E ho misto del cattivo di Mostri contro alieni e Melman. Forse è troppo scavate le guance. Così. Mi piace un pochino di più. Dai. Ci siamo. Dai un nome al personaggio. No. Che nome daremo al nostro personaggio? Dana. Bala. Ok, esci. Sogno in vita terminale, ok, felice giornata della rigenerazione, cioè? Sì,
Signori, ci siamo alla giornata della rigenerazione. Ci prepariamo per questo momento da 25 anni. Noi siamo pronti, voi siete pronti. L'America ti aspetta. Usciamo di qui. Il soprintendente. Conta la rovescia della giornata della rigenerazione. Va bene, riproduce la nostra. Ah, start game. Cioè, questa roba non l'ho fatta io. Ok. Aspetta. Ok. Ho capito, non potevo. Vabbè, direi anche sti cazzi, sì, quit game. Ok. Penso sia pristino per cominciare a raccogliere cose. Pannello interagisci. Io che sei? Beh, giustamente. Prendi il Pip-Boy. Premi tab per aprire il tuo Pip-Boy. Dana. Ok, non abbiamo niente, va bene. Abbandona il volto 76. Vabbè, qui abbiamo la lavatrice asciugatrice. Bella l'acqua. Mi piace un sacco. Ammetto che mi fa abbastanza strano giocare Fallout con un periodo con un pericolo del nucleare vero, però. Buongiorno. Minchia. Premi. Sì. Vabbè, tanto ora. Mentre ascoltate queste parole, io sono già partita da diverse ore. Ma lo sento bassissimo il volume. Ho la mia missione da compiere qui nella Palakia. Soprintendente, passo e chiudo. Perché è così basso? Che scopri la missione del sovrintendente. Salve! Infine la tua giornata della rigenerazione. Scommetto che non vedi l'ora di uscire e di dare un'occhiata al mondo. Sì. Niente di niente. I sensori esterni sono stati disattivati dopo quello spiacevole problema con le bombe nucleari. Tanti dei tuoi amici sono partiti da molto tempo. Non riesco a immaginare come abbiano iniziato a trasformare la Palakia. No, e probabilmente non ne arriveranno. Sono passati mesi. Inoltre, se n'è andata da qui per riappropriarsi dell'America. È ora che tu segua il suo esempio. Eccellente. Avventure e opportunità ti attendono, signore. Ma sono una I donna. chioschi hanno informazioni preziose che ti aiuteranno a Chiedo cavartela. perdono. Meglio sbrigarsi. Ma io sono una donna. Morire di fame o sete? Ah, che imbarazzo. Consumare le bevande riempie la barra della sete. Beh, giustamente. Nuovo giorno, nuova opportunità di lasciare il Volt 76.
che ne dici? Volevo parlare. La no. È ricca di fauna. Ok. Il procedimento è che questa sera devo fare a 30 fps, non so bene perché. Ricorda Steampack! Radix per scongiurare l'avvelenamento da radiazioni e Radeway per curarlo. Fai sempre scorta di medicina. Sì. E ricordati di usare. Gli oggetti che contengono. Niente comodità là fuori? Le vuoi? Te le costruisci. Va bene, però devi anche stare calmissimo. Io il cappellino di equipaggio pure. Perdonatemi. Sono bellissimi. Sono la morte. È festa ieri sera, vero? È stato bello vederti tutti insieme un'ultima volta. Allora. Il camp è cruciale. Il camp. Ok. Capanno dopo capanno, tetano permettendo. Allora, il camp mi è fondamentale. Ok, in realtà non c'è niente che posso momentaneamente raccogliere oltre a queste so cose qua. Fuori sarà terribile, ma hai le capacità non solo. Prendiamo gli occhiali. Ok, quella è l'uscita dal vault, ma momentaneamente oltre non posso avere già l'inventario pieno. 155, dai, su. Non che sia tanto, però. Allora, lì ho sete e fame. Ammetto che non me lo ricordo benissimo. Ci ho giocato 2 anni fa. Dimmi adesso per intendente. Solo per il soprintendente. 25 anni dopo la chiusura delle porte del Vault, dove preparare gli abitanti a lasciare il Vault 76 per iniziare il processo chiamato rigenerazione. Ok, le specifiche verranno diffuse automaticamente al momento opportuno. Dopo la giornata della rigenerazione, ti ho ordinato di trovare a mettere personalmente al sicuro tre silo nucleari. Nome in codice Alfa, Bravo, Charlie. Se i siti saranno ancora utilizzabili, dovrei assicurarti che nessuna parte la Vault che possa accedervi e lanciare le testate nucleari. Per essere chiari, anche in presenza di autorità. Congratulazioni, soprintendente. Il Vault 76 è uno dei progetti più importanti completati dalla Voltec. Per la costruzione, la scelta del personale e la selezione degli abitanti del tuo Vault non abbiamo badato a spese. È stato raccolto il meglio dell'America, da cui alcuni luminari dell'università Voltec. Le lezioni e i corsi speciali che hai seguito per la gestione di un Vault non valgono per questo caso specifico. Il Vault 76 è speciale. Il tuo compito è assicurare il benessere e la sicurezza dei residenti e fare in modo che siano pronti a colonizzare ancora. Mi auguro. Il tuo compito di sommintendente è assicurare la salute e la sicurezza del Vault 76 e evita ogni costo di perdere delle vite. I residenti del Vault sono stati scelti con cura per il loro carattere e le loro capacità. Per via dell'attitudine dei residenti della Vault potresti trovarti di fronte alle sfide uniche nel mantenimento dell'ordine. Come ultima risorsa, ogni alloggio può essere bloccato e imprigionato i residenti per il tempo che ritieni appropriato. Tieni sempre a mente che il confinamento in totale solitudine potrebbe causare problemi psicologici. Anche se le porte del Vault non possono essere aperte all'interno, assicurati che davanti all'ingresso non stazioni personale non autorizzato. Dopo una fase. Iniziale necessario. La squadra di sicurezza depositerà tutte le armi e le munizioni e sarà armata solo con dispositivi non letali. Per la costruzione dell'America, ogni vita in questa Vault è speciale. Tieni tutto al sicuro. Esperimento forzato, va bene. Documenti archiviati. È arrivata la giornata, va bene. Ok. File eliminati, cioè? Cioè, aspetta, cioè. Nessun file trovato. Registro del soprintendente. Forse dovrei dire comunicazione diretta, perché chiunque sia all'ascolto ha avuto il coraggio di venirmi a cercare. Ma mi fa piacere che tu l'abbia fatto. Mi serve il tuo aiuto. Mi è stato affidato un incarico e, contro il regolamento, ti dirò di che si tratta. Perché se c'è una cosa che ho imparato in questi anni, è che dobbiamo sostenerci a vicenda.
In Appalachia esistevano 3 silo nucleari attivi prima che arrivassero le bombe. Hanno distrutto il mondo. Non deve più accadere. Perciò dobbiamo trovare e rendere sicuri i silo, costi quel che costi, sperando che il prezzo non sia troppo alto. Ancora? Ma sono passati 25 anni. Non so cosa troveremo là fuori e nemmeno da che parte cominciare. La mia direttiva era di raggiungere l'insediamento più vicino e valutare la situazione. Allestirò un camp il prima possibile. Ci vediamo là. Bene. Con questa allegria data dalla sovrintendente, direi che possiamo andare. Il camper l'ho preso, ho preso tutto. Abbandona il vol 76. Qui c'è altro? Cazzo, non ho mai capito come funzionano. Non mi è mai stato chiaro il funzionamento dei terminali di Fallout. Let's go. Siamo usciti talvolta dopo mezz'ora, perché ho messo un 4 ore solo per fare il personaggio. Va bene così. E niente. Spero di riuscire a portarlo a termine adesso. Completata. Oh mio Dio, il frame rate, ma perché va così male? Allora, io lo vedo così bene. Parla con Pennington. Cioè, va così bene, ok, è così fluido nel da me, e poi mica il video va a 10 frame. Ah, giusto, che va con un sistema di carte che funziona la sta cosa. Andiamo prima con l'agilità, dai. Sì. Non mi ci è abituata la prima volta. Immaginiamoci la seconda. Mi spiace per il frame rate, perché parliamo con Pennington e, Dio mio, scende sotto i 30, addirittura gli devo fare qualcosa. Oh, signora! Quelle giovani signore laggiù sembrano eccessivamente vive. Non hanno ancora manifestato comportamenti disdicevoli. Forse potresti parlarci, valutare le loro intenzioni. 15 frame. Ma che cazzo vuol dire? Devo capire perché, perdonatemi, ora sarà così questi ultimi 2 minuti. Sembrano nutrire uno spiccato interesse per l'accesso al Vault. Una di loro sembrava turbata quando le ho detto che sarebbe stato impossibile, ma non sono certo che mi abbia creduto. Ho presidiato l'area per così tanto tempo che ho imparato una cosa. All'esterno del Vault, le persone non sempre hanno le migliori intenzioni. Mi duole dirlo, ma è la triste verità. Fino a poco tempo fa era tutto eccessivamente tranquillo.
Ho continuato il mio lavoro, salutato gli ultimi usciti dal Vault e placidamente contemplato la bellezza naturale della Palakia. Ma di recente sembra che la gente stia tornando in Appalachia, e intendo molta gente, quel tipo di gente che con il Vault non c'entra nulla. È preoccupante. Chi può sapere cosa hanno in mente? Sì, ma è passato molto tempo. Era una donna piena di risorse e sono sicuro che sta bene. Fai attenzione là fuori. Grazie, Pennington. Parla con Lacey. Lacey. Deve esserci un modo per entrare. Allora. Aspetta, un abitante del Vault. Un attimo, sono impegnato. Impegnata, chiedo perdono. Questi volevano dire qualcosa? Assolutamente no. Nel 1104, tra l'altro, è passato giusto qualche anno o due. Benissimo, con boh 20 frame, la nostra prima parte di Fallout 76 finisce qui. Ci vediamo con la prossima. Cerco di capire perché cazzo va a 20 frame.